Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Oggi è uscito un nuovo trailer sul canale di Pokémon UK, cosa che mi ha lasciato un po' perplesso perché se andiamo a vedere quello italiano non ha un video del genere, quello ufficiale internazionale non ha questo video e neanche il YouTube giapponese di The Pokémon Company. Quindi mi viene da chiedere come mai questo trailer viene rilanciato solo da UK e non da tutti gli altri. Ha un trailer minore che solo UK ha deciso di mettere? Oppure è derivata dal fatto che TPCI sia l'unione di Pokémon USA e Pokémon UK in questo caso e quindi abbiano le esclusive? Insomma, quello che non capisco è come può un'azienda così grande distribuire tramite marketing questo video solamente sul canale inglese e non quello internazionale. Perché non, davvero, perché non ha senso. Hanno 180.000 iscritti da una parte, 2 milioni e 2 dall'altra. Perché? Mistero irrisolto. Comunque, passiamo al video perché comunque è una specie di recap, è fondamentale, soprattutto per continuare il video che ho fatto l'altra volta su Meltan e Let's Go. Lo andiamo un attimino a guardare e iniziamo a sottolineare determinate cose che stanno venendo più enfatizzate o comunque si sta dando un pochino più attenzione a determinate cose rispetto ad altre. Ok, classico starter che viene scelto. La prima cosa che viene all'occhio è ovviamente che nel nuovo gioco di Pokémon bisogna correre. Vabbè, a parte gli scherzi. La prima, proprio la prima cosa di focus di questo trailer sono i Pokémon. Finalmente, ma non i Pokémon che gli devi tirare la ball, non dei bambini giapponesi che devono tirare la ball e sperare che catturino i Pokémon, perché quella è la parte meno interessante in assoluto di questo gioco. La parte interessante è questa: finalmente puoi cavalcare tutti i Pokémon, puoi portarteli a giro, puoi non cavalcarli tutti, però cavolo, Onix finalmente ci posso andare in giro. È un po' l'evoluzione estrema del Poképassaggio. Vi ricordate anche dei Rhyhorn, dei Mamoswine in XY, un ultravolo che lo abbiamo visto in Alpha e Omega. Quindi, se non altro, vediamo una continuità di programmazione del gioco. Questo ci dice molto, è buono, è molto buono, perché continui una linea, ok? Continui quello che c'è già, porti qualcosa di nuovo. Questo è contenuto buono, non abbiamo mai visto una cosa del genere. E su questo io avessi fatto la campagna marketing per The Pokémon Company, avrei iniziato a spingere in assoluto sull'interazione con i tuoi Pokémon. Finalmente puoi fare questo, non finalmente puoi catturare Pokémon e gnignigni, ma finalmente puoi andare in giro sopra Onix. Onix piace a tutti, è un Pokémon inutile, è un Pokémon che fa cagare competitivamente, eppure è un Pokémon bellissimo, ci ricorda un sacco di emozioni e questo volevo da quando ero piccolino, andare in giro sopra Onix. Cavolo, era semplice e così hanno fatto. Quindi questo trailer ha come target principale il Pokémon, sì, ok, con cui va in giro, le interazioni che hai con lui, che sono belle, sono state migliorate, soprattutto negli incontri vedremo dopo. In ogni caso, il movimento, l'esplorazione viene premiata. Non è più qualcosa di noioso, non è più che palle. Devo mettere il repellente, che palle, devo andare a dritto. No. Ogni volta che vai da qualche parte ti stai divertendo, stai facendo qualcosa con un Pokémon diverso, puoi cambiare i Pokémon con cui andare in giro. Poi vediamo, puoi scoprire, potremmo scoprire le interazioni che abbiamo nell'ambiente e soprattutto i Pokémon che trovi a giro li vedi, perché comunque li vediamo nell'erbetta, quindi finalmente abbiamo questa possibilità, insomma, di avere un'avventura meno noiosa, meno monotona, molto più varia. Andiamo comunque avanti. Pokémon. Il volo potevano farlo molto meglio, perché è una cosa abbastanza ridicola, questo qua dei palloncini, ed è l'unica pecca secondo me di questo trailer.
Questa cosa dei Pichu, insomma dei minigame, che non sono solo minigame, è una cosa che generalmente al grande pubblico Pokémon piace, la gente vuole questo tipo di cose, vuole varietà sotto questo punto di vista. Almeno questo è quello che penso al riguardo. Tanti Pikachu, ok, potrebbero farlo anche con Pokémon diversi, vedremo se lo faranno oppure no, vedremo se questa sarà solo una gimmick o se ci saranno altre meccaniche simili. Vedete i Pokémon, li incontriamo, solo dopo 30 secondi fanno vedere la cattura che abbiamo già capito. Lo sfondo durante gli scontri è bellissimo. Vedete come scende in campo lo starter, anche se ogni volta sembra in maniera simile, comunque sembra che diciamo le transizioni tra una scena e l'altra siano state curate molto bene. Nonostante la grafica degli allenatori sia un pochino bambinesca col testone, ecco finalmente Jesse e James, Jesse che a livelli ridicoli non ha una proporzione umana, perché vedete ha un terzo di testa, un terzo di busto e un terzo di gambe. Cioè, è strana questa Jesse, c'ha sotto la metà la vita, la linea della vita è pessimo, vabbè. I classici Pokémon, Rock, Brock, Misty. Quindi vedete lo sfondo come cambia, c'è un pochino più di cura forse in questi dettagli. E queste scene, queste cinematic o video del gioco durante gli incontri dei leggendari potranno fare da padrone, insomma, magari hanno curato molto di più. Questo qui si era già visto, hanno curato molto di più l'interazione, quello che succede, quando succede. Diciamo che il cinematic serve a montare, a crearti hype su Moltres, perché prima lo trovavi in una grotta a caso e non sapevi neanche che era un Pokémon leggendario, comunque lo sapevi perché te l'avevano detto. Magari adesso invece te ne rendi conto che sta per succedere qualcosa di figo. Anche se, ad essere onesto, il mistero di Moltres, Articuno e Zapdos, la cosa che nessuno ti diceva dove erano, perché c'erano, è una cosa di altri tempi, però aveva molto più fascino. Tu eri in Via Vittoria e trovavi questo uccello di fuoco leggendario, facevi cosa? Perché è qui? Ed eri contentissimo perché prima della Lega trovavi un Pokémon fortissimo di fuoco, diciamo Blastoise, quindi i Pokémon fuoco forti non esistono, non sono mai esistiti, quindi insomma, soprattutto nell'avventura, trovare un Pokémon del genere era molto buono per la sinergia, per la Lega. Cioè, questa divisione con il passato. Però è normale e capibile, questa è una cosa fatta bene secondo me. Zapdos, bellissimo. Per la scena del Articuno, se c'è una cosa che ho apprezzato, è come hanno fatto lo sfondo, proprio come hanno creato l'ambiente, perché se c'è stata una separazione nel passato col gioco Pokémon, è quando uno non capiva bene cosa c'era intorno. Vi ricordate, le isole spumarine com'erano? Diciamo che te entravi, era tutto uguale, i muri erano simili. Sì, ti arrabattavi, insomma, riuscivi ad arrivare in fondo a capire dove eri, però erano ambienti che ti distaccavano un po' dal gioco, non sapevi dove eri, eri un po' in confusione. Adesso hanno fatto una cosa figa, dopo la vedremo meglio, hanno ricreato la texture di una volta, però veramente coi colori fatti a modo, perché comunque il soffitto è fatto in una maniera simile, semplice, vedete le rocce però sono... Qui abbiamo appena visto un Solar Raggio di Venusaur su Zapdos, ma passiamo oltre. Vedete gli sfondi, quanto sono belli. Quanto... Esatto, guardate lo sfondo di Mewtwo. Lo sfondo di Mewtwo finalmente ti fanno vedere la grafica di un tempo com'è realmente, perché uno se la immaginava, uno poteva solo andare avanti con la fantasia e immaginarsi solamente come era fatta una grotta ignota. Adesso invece è un pochino più chiaro, crea un pochino più di fascino attorno alla figura di Mewtwo, anche se ormai è trita e ritrita, e questa scena ci apre al post-game. Ci aprono delle domande. Avete visto l'altra volta ho aperto un punto interrogativo, ovvero saranno solo 20 ore di gioco oppure ne varrà davvero la pena spendere 400 euro per questo gioco? Questo Mewtwo, però, fatto vedere solo così,
mi sa quasi di contentino finale, come è stato in Pokémon Rosso. Pokémon Rosso comunque non aveva un post-game in alcuna maniera, non aveva internet, finiva come tu, buona. Se vuoi ti alleni Pokémon al 100, se vuoi giochi contro i tuoi amici a livello 100, se no ricominci il gioco. Bisogna vedere quanta attenzione da parte di Pokémon Company c'è in questa grotta ignota e il post-game, perché poi andremo ad analizzare un po' la mappa e a pensare che forse spazio per il post-game nella mappa non c'è, ma finiamo il trailer. Figata comunque, trailer finito, classico commercial, vediamo la region map. Nella mappa non vediamo cambiamenti, non ce ne sono, la mappa si trova sul sito di Pokémon, vediamo una regione che non è stata stravolta, forse riusciremo a vedere una Zefirenopoli messa a nuovo, dei colori migliori, un'ambientazione migliore per la zona safari e per i percorsi di congiunzione tra le città. Magari vedremo una Lavandionea molto più pittoresca che ci mette in soggezione magari il quintuplo di quello di una volta, magari vedremo interazioni sulla MNA maggiori. Diciamo che più che novità, ci viene posta una curiosità su come possono venire gestite le cose di una volta, però col potere di calcolo di una console vera e non quella del Game Boy Advance, che è stata l'ultima volta che hanno fatto un remake di Rosso e Blu. In ogni caso, non credo che ci sia un post-game. Un post-game in realtà potrebbe essere messo là nel mezzo tra zona safari e Aranciopoli. Praticamente qua c'è un bel buco, e un bel buco è, e altrimenti non saprei davvero dove posizionare una cosa del genere. Quindi, ricapitolando questo trailer, abbiamo una attenzione maggiore alle interazioni con le città, all'ambiente e i Pokémon. Giustamente, come doveva essere all'inizio, si sta tornando sulla retta via. La cattura, insomma, viene riproposta, ma non ci sono cambiamenti. La cattura è quel che è semplice, forse fin troppo. Le animazioni delle lotte sono state un pochino più l'entrata e ingresso del vostro Pokémon Starter è curatissima. Bisogna vedere se anche il resto lo sarà, se anche le interazioni Pokémon contro Pokémon lo saranno, oppure se saranno un pochino pietose. 50-50. Jesse e James del Team Rocket ci fanno insomma capire che magari nella storia ci sarà più attenzione alle interazioni con il team, insomma, avversario, non sarà un'interazione fredda come è sempre stato, magari ci saranno combinazioni diverse, magari una svolta nella storia, non solo un Team Rocket da battere, magari non solo un Team Rocket che ti dice vattene a fanculo stronzo, qui non ci puoi stare, magari avremo più una relazione diretta con questo team. Le ambientazioni sono state curate e secondo me sarà quello che cambierà tutto. Le ambientazioni le hai fatte fighe o le hai fatte uguali a prima? Hai stravolto tutto, hai fatto un capolavoro oppure hai fatto una cacatina giusto per prenderti 50 € in più? Mewtwo invece ci crea un punto interrogativo, ma un punto interrogativo amaro. Post game? Forse no, perché non c'è spazio, purtroppo. Sembra che comunque questo titolo sia un reboot vero e proprio. Non so se averne paura oppure no, perché comunque c'è la classica tiritera dell'insegnare a giocare, insegna come si fa anche sul sito Pokémon, ma è ovvio che perché. Ma è ovvio che sia allo scopo per invogliare nuovi giocatori e non solo quelli vecchi, è giusto così. Quindi ancora punti interrogativi per noi, però ecco, in futuro avremo un'altra analisi del marketing, o meglio, in futuro vi farò un video riguardo a cosa avrei fatto io se avessi dovuto fare la campagna marketing per The Pokémon Company. Noi ci vediamo molto presto, grazie dell'attenzione.